Ciao ragazzi, oggi vi parlo del 760104 dalla linea City, il terminal dell'aeroporto passeggeri, adesso non mi ricordo bene in inglese com'era comunque l'aeroporto, il classico aeroporto che ormai vedo ogni anno, ogni 2 o 3 anni cerca di rifare. Allora, partiamo con le istruzioni. Abbiamo il nostro bel furgoncino con il trasporto valigie, il distributore del carburante e la scaletta da poter posizionare all'aereo. Questo è il primo con il classico formato piccolo, poi abbiamo il secondo per la costruzione dell'aereo con i tre omini, qua ne avevamo due, i classici due operai, quindi siamo già a 5. Quindi aereo classico, continuano a cambiare solo i colori, poi per il resto ormai sono anni che fanno gli aerei con questa forma. Diciamo che va bene, potrebbero fare anche di meglio, quindi siamo a 5, anche qua uguale questo, continuamente, e poi qua aeroporto con la costruzione dell'aeroporto e un altro omino, quindi siamo a un totale di 6 omini se non ho sbagliato a contare. Questo è per quanto riguarda le istruzioni. Abbiamo naturalmente come sempre la nostra leggenda con tutti i pezzi usati. Ecco, una cosa che tengo subito a precisare, allora, fate meglio i colori, cari amici della Lego. Ci sono colori che a volte non si distingue il colore tra le varie differenze fra light, tan, dark, eccetera, eccetera. Io dico tan per dire, ma è tutta una serie di cose. Ok, passiamo. Anche questo è un set senza scatola che ho, diciamo così, reperito nello sfuso. Ci ho impiegato un po' a ricostruirlo perché con 15 kg di sfuso non è così semplice, poi mancava qualche pezzo, quindi recuperato e riassemblato. Ecco, qua abbiamo la nostra bella macchinina con le due luci, abbiamo tutto un sistema di incastri per cui abbiamo il carrello delle valigie, il carrello della benzina, abbastanza bello, con la sua classica pistola per far finta di rifornire l'aereo, e la scaletta che può essere posizionata, dopo lo vedremo, sull'aereo. Abbiamo il nostro bel aeroporto. Se sono partito dall'inquadratura così dal dietro, sarebbe forse stato meglio farlo dal davanti, con, diciamo così, l'ingresso, la scritta airport e la torre con, adesso vediamo se si riesce a inquadrare, la classica antenna d'aeroporto. Allora, partiamo dall'inizio. Cosa possiamo dire? Io ho posizionato i 4 omini qua, anche se sono gli operai, anzi 5 omini qua e uno nella torre, dopo andremo a vederlo. Allora, niente, si può naturalmente montare in una city facendo tutto quello che è. Qua c'è il cartello del pullman, del bus. Abbiamo il primo meccanismo che è questa bella ruota girevole con le porte altissime, secondo me forse anche troppo, visto che le hanno messe doppie, che viene un po', che va un po' a perdere. Abbiamo questa bella vetrata con la sala d'attesa delle persone che devono prendere l'aereo, e girando naturalmente per poter vedere meglio le cose, abbiamo la classica porta detector da cui passano i passeggeri. Il signore che controlla probabilmente i documenti e tutto quello che è, dopo andremo a vedere anche gli omini al computer, e un nastro trasportatore che può essere naturalmente azionato un po' a fatica, devo dire, però che svolge bene la sua bella funzione per il trasporto valigie e quant'altro. Potrebbe andare bene anche con i merci, visto che tante volte fanno gli aerei che trasportano le merci e le cose. Quindi vedremo poi meglio gli omini. Qua abbiamo messo il pilota dell'aereo, facendo finta un attimo di essere lui a controllare, computerino davanti, tutto abbastanza bello. Cos'altro dire? L'aereo, poi andremo a vedere anche lui un po' come è fatto. Come dicevo, le livree ormai sono sempre queste, nel senso che le ali sono queste e la forma dei vari aerei ormai negli ultimi anni è sempre questa. Cambiano un po' le forme, i colori, ma bene o male è sempre questo. Dopo andiamo ad aprirlo un po' meglio, adesso simulando un po' per vedere le ruote, i motori dietro, classica struttura, la ruota davanti con la lucina, la sportello d'apertura, poi dopo andiamo a vedere meglio. Ok, a dopo.